Il libro è stato scritto a quattro mani, come qualcun altro ha detto, quattro mani e due menti. È un romanzo storico ambientato, parla di un viaggio di un bambino, un pastorello persiano che nel Medioevo, nel 1200, parte dalla Persia scappando dalla guerra per arrivare in un luogo di pace che fra i vari girovagare che fa dalla Persia fino ad arrivare in Calabria, incontra anche personaggi storici famosi come Costanza d'Altavilla, fino ad arrivare a conoscere anche Gioacchino da Fiore. Questa è la sintesi più sintesi. Senti. Il resto, il libro è stato, sì, la presentazione è stato un successo perché portare più di 120 persone alla presentazione di un libro è stato in un certo modo un successo, esattamente. Senta, lo so che non ci può svelare ovviamente la trama del libro, però leggo qui, ovviamente ancora non l'ho letto, quindi le parlo in maniera molto superficiale, però leggo colpi di scena in questo libro, indagini, ovviamente anche l'ironia che non guasta mai. Ci sono diversi colpi di scena nel libro. Poi il libro è ambientato sia nel 1200 sia ai giorni nostri, perché siccome il titolo del libro appunto è Il segreto delle pergamene, queste pergamene che sono trovate casualmente da un veterinario, all'interno già queste pergamene mettono un po' nei guai il giovane veterinario, perché poi le pergamene vanno consegnate alla sovrintendenza, poi si trova immischiato in diverse situazioni, quindi c'è anche un po' di giallo, un po' di thriller, c'è un po' tutta una storia in questo senso. Poi ci sono dei segreti che sono contenuti nelle pergamene, appunto, e verso la fine del libro c'è proprio un colpo di scena finale, perché il Vaticano cerca di bloccare la lettura di queste pergamene, perché all'interno di queste pergamene c'è un segreto che non bisogna far conoscere a nessuno. Ecco Insomma, perché il segreto della pergamene.